E oggi sono in compagnia di un ospite speciale. Sono in compagnia di Rossella Panaro, analogista. Ciao Rossella. Ciao, buongiorno a tutti. Ok. Allora, oggi siamo qui per, io direi di dire, ecco, che siamo qui per condividere una chiacchierata piacevole tra noi. Allora, diciamo questo, che abbiamo avuto insieme un'esperienza molto molto bella, direi, molto molto forte anche, soprattutto molto forte. E il nostro obiettivo oggi, parlo adesso io, poi mi dirai anche tu, Rossella, è quello di Certo. aprire questa storia un po' al mondo. Un momento difficile, un periodo difficile, prima per tutti, quello dell'emergenza sanitaria, e poi soprattutto per te, perché possiamo dire che tu sei stata presente, hai visto il volto della paura in casa. Ecco, possiamo dire questo. Io subito irrompo dicendoti grazie dall'inizio, perché solitamente si fa in coda, io lo faccio adesso. Sono onorata di essere qui con te e soprattutto di ricevere il dono della tua esperienza oggi. E tu hai una forza pazzesca, hai voluto fortemente questo momento. Subito hai gradito con il tuo inconscio quello che sto dicendo, e diciamo che dico subito che siamo qui per trasmettere un messaggio importantissimo. La paura si vince non combattendola, ma attraversandola, affrontandola. Non è un mostro, è un messaggio, e in quanto tale si accoglie. È così. Proprio così. Confermo, la paura non si combatte, cioè non li si va contro, ma la si affronta facendosi attraversare dall'emozione. Dire ok, ti sto riconoscendo, sì, ho paura, sì, ti accetto, Certo. e la si supera. Perché la si riconosce, non le si dà quella forza di fargli prendere il sopravvento. Esatto, anche diciamo subito che siamo qua in qualità di cliente speciale e suo analogista di riferimento. Hai voluto trasmettere proprio questo rapporto che c'è stato tra noi per raccontare la tua storia da un altro punto di vista. E, se non erro, tu correggimi rispetto alle date, tutto è partito dall'8 marzo, è così? E più o meno, cioè diciamo che dal 12 marzo dal ricovero di papà, perché abbiamo conclamato, diciamo, la situazione, però papà non stava bene già da prima, quindi ci sono state varie situazioni che abbiamo vissuto a casa tra mio nonno e mio papà, che non stavano bene entrambi. Ecco, diciamo subito. Allora, intanto, cosa è accaduto nella tua famiglia e in casa tua a inizio marzo? Inizio marzo, cioè iniziamo proprio anche con la mia febbre, perché io fine febbraio, inizio marzo ho avuto febbre, papà ha iniziato a non stare bene, soprattutto con la glicemia. E poi abbiamo preso mio nonno a casa perché anche lui non stava bene e quindi ci sono stati un insieme di fattori che si sono proprio andati a incastrare di malessere generale di tutta la famiglia. Certo. Tu, allora, partiamo subito da questo, perché sicuramente anche per chi ci ascolta è fondamentale comprendere la particolarità della tua esperienza. A differenza di tanti, tu sei stata obbligata alla quarantena. E Sì. quindi, di conseguenza a questo, qui io prendo dei punti essenziali e tu gli argomenti come giustamente nella tutela della tua privacy, come puoi fare. So per certo che tu hai sopportato una pressione notevole, sia dal punto di vista emotivo, anche dal punto di vista sociale,
senza andare nel particolare, anche le persone vicine hanno creato non pochi problemi e inevitabilmente tutta questa condizione ha coinvolto tutta la tua famiglia. È così. Certo, sì, cioè non era tanto il fatto di dover stare dentro casa, non so, cioè non potevamo proprio uscire dalla porta, diciamo, no? Quindi la spesa ce la lasciavano fuori la porta, e il cane lo mettevamo nell'ascensore, una persona ce lo scendeva. Era una situazione abbastanza tosta perché non era solamente dici ok, sto dentro casa, vabbè, non esco, pazienza, no? E proprio il dover sopportare tutte le situazioni, le varie telefonate perché erano veramente incessanti, ASL, tutte le varie cose a cui dovevi pensare che quando vivi normalmente non ci pensi. Anche il semplice scendere la spazzatura, no? Era diventato un problema, come poter fare, quindi chiama l'ufficio addetto, loro non lo sapevano perché essendo tra le prime situazioni, le prime famiglie, sì, che lo stavano affrontando, anche loro non, cioè nessuno era pronto, nessuno sapeva come affrontare questa cosa. Poi trovammo il modo di calare la spazzatura, quindi per trovare questa cosa, questa soluzione. Guarda, entro subito nel vivo un po' delle discipline che noi siamo chiamati a sfruttare, dico io sfruttare per il nostro benessere, quindi al nostro servizio. Tu hai detto subito una frase in un incontro, dicesti un conto è sapere di decidere, quindi di non voler uscire, un conto è sapere che c'è qualcuno che ti obbliga a non fare attività tra l'altro ordinarie, ma anche di aiuto e sostegno alla tua famiglia in un momento così difficile. Qual è la sensazione che si prova quando sai di non dover uscire per nessun motivo, neanche per, ecco, l'utilità? Un'oppressione, quindi proprio andare a lavorare sulla tua libertà, la libertà di azione che viene proprio bloccata. Cioè, che può essere anche lo scendere giù per fare i bisogni al proprio cane, no? Certo. Questa limitazione della tua vita. Ripeto, non è tanto rimanere dentro casa perché c'è questa cosa, se stai dentro casa sei al sicuro, Sì. no? È un po' quello che sta succedendo a molte persone, che se escono hanno paura, ma Tu non hai, sai con chi hai avuto a che fare prima, certo, tu di quindi conseguenza a questa situazione tu hai subito quindi questa pressione importante e sto parlando soprattutto ora dal punto di vista emotivo, che è un po' l'ambito che ci appartiene, e hai dovuto fronteggiare tutte queste privazioni, anche esigenze profonde in qualche modo che hai dovuto affrontare nel migliore dei modi. Sai, Rossella, io prima di farti questa domanda faccio questa premessa. Noi ci siamo sentite qualche giorno fa telefonicamente e tu hai voluto fare questo, quello che stiamo facendo adesso per gli altri sul web, diciamo. Quindi tu poi mi hai detto voglio raccontare la storia, ecco, dal momento in cui ho cominciato a chiedere aiuto. E io ti ho detto, qual è il messaggio che hai a cuore, che vuoi davvero inviare, trasmettere agli altri? E tu mi hai detto, sai Olga, il fatto è che nonostante tutto, nonostante noi abbiamo una buona gestione costante delle nostre emozioni e un buon equilibrio, può arrivare sempre qualcosa più grande di noi che ci fa paura e noi dobbiamo essere pronti. E queste parole mi hanno fatto riflettere tanto. È quello che dicevi tu. Hai detto, nel momento in cui sono stata davanti alla paura, io ho avuto, nella tua fragilità, ti faccio notare, hai avuto la consapevolezza di uscire fuori il bisogno di chiedere aiuto.
Sì, perché il chiedere aiuto non ci fa diventare, cioè, non siamo fragili nel chiedere aiuto, anzi è lì che esce la forza di voler lavorare per ritrovare il benessere, quindi per aiutarsi. Il chiedere aiuto cioè, non è da deboli, però molte volte uno dice chiedo aiuto. Perché non ce la sto facendo da sola, quindi sto fallendo nella mia gestione, no? Invece non è un fallimento, ma è un aiutarsi perché in quel momento da soli non ce la possiamo fare. È una cosa obiettiva, no? Che molte volte questa lucidità una persona che magari non è in profondo equilibrio, vede più il riscontro su se stesso dicendo sono un fallito, non ce la faccio perché ho bisogno di un operatore, qualunque esso sia, Decide. no? Decide. È imprescindibile. Tra l'altro, dicevo, questa cosa che mi dicesti per telefono mi ha fatto aprire tutta una riflessione sulla persona dietro al professionista. Tu sei una cliente, sei sempre stata una cliente speciale perché sei una mia collega e ti occupi come me del benessere emotivo. E quindi c'è questa certezza che è imprescindibile, che bisogna accogliere la persona prima di poter donare, di poter prestare un servizio di aiuto, come abbiamo fatto tra noi. E la situazione era difficile oggettivamente, se io, dal lato mio, e quindi questo è un messaggio ai professionisti del settore proprio del benessere, se io dal lato mio non mi fossi tutelata da tutto quello che stava avvenendo da fuori e non mi fossi ascoltata, non sarei riuscita mai a donare un aiuto proficuo per la tua situazione. E se tu non ti fossi così tanto concentrata e allineata e non avessi visto la situazione del momento, non avresti mai ottenuto dei risultati. Quindi c'è stata una consapevolezza. C'è mia madre che sta facendo un caos di quelli. No, ma lo diciamo, tu sei a casa con mamma. Tu Sì, sei a casa con sono a mamma casa con mamma, adesso. sì. Questa è Sì, un'altra aspettiamo. bella rivincita che ti sei presa, eh? Un bel Perché? rapporto di spirito, dimmi. Sì, no, vabbè, con mamma, cioè anche con lei ho dovuto fare un lavorone perché lei tende a reprimere, no? A dire io sto bene, lei si è data un po' sul cibo, quindi sfogando il suo, però mi faceva arrabbiare perché le cose basilari che magari. Ecco, no, quando si parla proprio della libertà, ma questo non lo puoi fare, ma perché? Cioè, è difficile da acquisire, no? Quest'obbligo di dire no, devi uscire così, questa cosa non la puoi fare, questa. Cioè, a volte mi faceva anche sgolare, infatti abbiamo lavorato un po' sulla gestione, Allora, perché. possiamo dire che tra te e la tua mamma c'è sempre stato un bel rapporto, un rapporto che non da tutti, un Assolutamente. rapporto simbiotico, che se vogliamo questa situazione ha anche aiutato voi a sentirvi più unite Assolutamente sì. e quindi più forti. E eravate in... Anche gli screzi, perché anche gli Esatto, bravissimo. screzi aiutano a rafforzare. È come quando no, si dice ci si deve litigare, ma su argomenti costruttivi e non sulle stupidaggini, no? Giusto perché si ha bisogno di sfogare la propria repressione o rabbia. Mettiamola, Sì. tra virgolette. In realtà sappiamo che non è così. Esatto. Sappiamo che non è così perché da analogiste conosciamo un nostro io bambino, quindi una nostra parte più profonda che non fa distinzioni,
nelle emozioni, non è un razzista emozionale, possiamo dire. E quindi per la nostra parte più profonda, tutte le emozioni sono utili e necessarie per essere vissute, ecco, per essere attraversate. Ovviamente, in una situazione come questa c'è stata difficoltà prima di affermare una cosa del genere, però io devo dire, da subito, non ti sei mai arresa e è spiccata veramente subito la tua positività sui social, ma anche nei nostri incontri. E tu dicevi e davi questo messaggio, dicevi la positività deve essere sempre un punto di riferimento, un punto fermo. E hai sottolineato non quella astratta, ma quella legata alla filosofia analogica, quella che ci appartiene, quella che ci porta a leggere la realtà esattamente per com'è, quindi sempre orientandola al benessere e alla felicità. Esatto. Noi sappiamo quanto i pensieri influenzino la realtà e tu l'hai presa proprio alla lettera. Cosa puoi dire? Come hai fatto? Come hai fatto? Ma quello diciamo che mi appartiene, cioè è mia, tanto è vero che quando ho iniziato a studiare, no, le discipline analogiche non le ho trovate difficili come magari potrebbero essere, no? E perché da parte, la parte logica, la parte analogica molte volte non la comprende. Però io mi sono proprio ritrovata in quello che è sempre stato dentro di me, no? Anche nei momenti più bui, e ce ne sono stati, come nella vita di tutti, perché chi non lavora su se stesso non potrà mai essere un buon operatore, perché prima deve capire su di sé quello che la persona può affrontare, no? Infatti, molte volte, come succede a te, succede a me, nelle persone che si affidano, loro cioè, vedono una persona che li sta comprendendo nella loro sofferenza, no? Ed è questo, cioè riuscire a comprendere quello che noi che stiamo vivendo, quello che io stavo vivendo, però con il pensiero di dire ok, andrà tutto bene anche c'è comunque un qualcosa che io sto imparando in questo, cioè tutto quello che a noi ci accade ha una motivazione, e questa motivazione che sicuramente dovevo essere messa alla prova in tante sfaccettature, no? Perché la paura mia più grande è quella di, come magari per molti, è la paura dell'abbandono, quindi la perdita di una persona cara. In questo caso c'è stato papà che se l'è vista molto brutta, e poi la perdita anche del nonno dopo 20 giorni che stavamo affrontando tutta questa situazione, no? Quindi c'è stato un bel carico emozionale. Molto forte. Molto forte. Tu hai detto da subito, ho bisogno di aiuto, da subito. E questa è una consapevolezza che è anche il frutto di un autoaiuto. Tu costantemente applichi le tecniche non solo nei confronti dei tuoi clienti, ma su te stessa. Questo è imprescindibile, lo dicevamo poc'anzi. E hai avuto nella fragilità, la consapevolezza di dire adesso ho bisogno di scaricare un po', senza giudicare quella paura che ti stava arrivando, senza giudicare quell'ansia che ti stava arrivando, ma prendendole e sviscerando, decodificando tutto quello che stava avvenendo da dentro. Hai fatto un po' il genitore di te stessa. E questo Assolutamente. permettimi, è il più bel messaggio che noi possiamo dare a chi ci sta seguendo. Il più bel messaggio è che noi possiamo essere protagoniste delle nostre scelte in ogni momento, ovviamente dopo un buon lavoro fatto su noi stessi. Nel momento in cui siamo succubi della paura è perché abbiamo necessità di comprendere che cosa ci sta legando alla paura stessa, quindi sappiamo che si chiama accanimento, no? Sì. E ovviamente quello ci distrugge. E questa positività ti ha permesso di sviluppare, produrre se pensieri sempre più belli, che
che hai poi attratto. Oggi abbiamo iniziato, ci siamo salutati qui su questa piattaforma mentre tu eri al telefono col tuo papà Sì. e questo mi ha fatto piacerissimo. E un papà che oggi, come sta Rossella? Diciamo un po' la situazione tua attuale. Papà si sta riprendendo, stiamo aspettando i risultati del tampone per vedere se può essere dimesso. E anche lì c'è la situazione no realista che dici sì, sono passati 2 mesi, però sentendo magari vari altri casi che anche dopo 2 mesi c'è ancora la positività del tampone cerco sempre di fargli forza perché 2 mesi di ospedale sono belli pesanti per chiunque poi dopo quello che ha passato, no? Io non vediamo l'ora che comunque ritorni a casa per aiutarlo a rimettersi al In senso. 100%. Anche perché con tutti i riequilibri che noi facciamo, a cui ci sottoponiamo, noi in qualche modo andiamo a prendere tutta quell'energia, la attraversiamo, quindi la riviviamo e poi la riutilizziamo per il nostro benessere. Quindi adesso possiamo dire che ti trovi costantemente a far fronte ad un carico di responsabilità, di pressione, ancora sei lì che. Ecco, ti sei trovata a fare un po' la mamma in casa, questo dobbiamo dirlo. Anche la mamma di mamma un po'. I ruoli sono un po' cambiati, hai avuto necessità di trovare sempre un punto fermo, di rimanere sempre lì, lucida il più possibile, sapere quando dovevi chiamare le persone giuste. Tra le quali ci sono io, ma sono certa, e perché me l'hai detto, ce l'hai detto, che ci sono state le persone, quelle di una vita, quelle che da sempre ti hanno supportato. Sì, Questo è un messaggio bello da dare, no? assolutamente. Cioè, gli amici ci sono stati. Gli amici, quelli che dici c'erano nella giornata bella, ma che poi si sono rivelati amici anche nelle giornate brutte. E questo, cioè, non smetterò mai di dire grazie. Certo, loro sono i supporti, quelli, i punti fermi, diciamo noi, no? Quelle persone, certo, è giusto, quelle persone che non andranno mai via, hanno seguito la tua storia e questo è un pezzo, un tempo della tua storia. Poi, ecco, prendendo il concetto del tempo, è successa una cosa particolare. Tu hai dovuto, durante la quarantena, riprendere il tuo passato. Lo hai fatto sempre perché hai dovuto ricostruire a tutti gli operatori di riferimento, mi parlavi di 113, Questura, ASL, dovevi ricostruire la storia di papà perché poi è così quando c'è la positività Sì, del perché tampone. si voleva capire ovviamente le persone con chi si è avuto a che fare, i vari passaggi, dove l'ha potuto contrarre, cioè, sai, all'inizio si pensava se si aveva avuto contatti con le persone del nord, c'era tanto, tanto caos, ma ancora c'è. Sì, chiaro. Questo, Rossella, dicevamo che in questo tempo hai dovuto attraversare troppe volte il passato proprio per ricostruire i fatti agli operatori di riferimento, quindi ASL, 113, Questura. E chiaramente la sensazione che mi dicevi è che non potevi mai andare oltre, c'era la sensazione di costruire il presente ma non andare poi oltre. E quindi a questo punto io, oltre a ringraziarti, ti dico che l'augurio, ma soprattutto il fatto che io sia certa che tu riesca ad aprire il tuo futuro. Rossella, ci sei? Io ci sono, ma la camera mi dice che. Ok, allora ti saluto in questo modo, Rossella. Tu sei Grazie. sparita, lo so che ogni presente. Ok.
Allora, io ti auguro che tu possa veramente aprire il tuo futuro. In ogni caso, adesso con prospettiva, vedendo il tuo papà finalmente respirare autonomamente, ma soprattutto comunicare, eccoti, comunicare di nuovo con te, che questo è il bisogno più grande che tu avevi, riuscire a sentirlo di nuovo vivo, vivo, vicino a te, ma soprattutto ritrovare l'unione familiare. Te lo auguro con tutto il Assolutamente. cuore. Grazie ancora. Grazie, grazie a te per tutto, sai tu. Ciao Rossella. Ciao a tutti.